gli amici della Criluma, oggi cominciamo con una bellissima nuova puntata di un nostro nuovo programma. Abbiamo con noi, e lo avremo con noi tutto l'anno, il grande Stefano Massari, Pollo Viaggiatore. Ciao Stefano! Ciao, ciao a tutti, buongiorno! Allora, con noi il mitico Edoardo, che ci guiderà in questo viaggio tra musica, tra sapori, tra, diciamo, cultura. Sì, sì, sì. Allora, Antonio mi ha chiesto di fare da driver un po' a questa situazione e ho pensato di unire la musica ai viaggi con un canale unico, cioè le emozioni. Anche perché cos'è che unisce musica e viaggi? Stefano Massari, il grande Pollo Viaggiatore, lo conoscete ormai da tutti, su tutti i canali, famosissimo Stefano, ma da cosa è nato questa idea del Pollo Viaggiatore? Allora, guarda, la cosa del Pollo Viaggiatore nasce insieme a un altro collega per una pura casualità. Eravamo in Thailandia e avevamo una bella escursione in barca dove avremmo visitato dei faraglioni e dei punti particolarmente belli e suggestivi. E se non che, come ben saprai, spesso capita che quando si viaggia ai tropici si beccano quegli acquazzoni proprio indimenticabili, ma ne abbiamo preso uno che ci ha proprio impedito di uscire quasi dal pulmino. A un certo punto ha smesso di disintegrarci la pioggia, siamo riusciti a scendere e a ripararci sotto una tettoia dove c'erano queste bancarelle. Nel frattempo aspettiamola, adesso smette, sai com'è ai tropici, a volte 10 minuti, 15 minuti e smette, e 50 minuti consecutivi di diluvio universale. E la cosa più divertente che abbiamo trovato da fare è stato acquistare questo pollo, che poi in quel viaggio e da quel momento in poi è il mio compagno inseparabile. Stefano, poi lo riporteremo in studio con noi dalla prossima volta, il mitico pollo. Adesso lo vediamo soltanto in sovrimpressione, poi lo porteremo con noi perché sarà lui la guest star vera e propria. E dove è stato lo scorso anno per i Protagonisti del Mare con Costa Crociere, ma deve diventare la guest star anche del nostro programma. Però tu sai che a volte io divento geloso, capito? Quindi gli ho detto stamattina, gli ho detto no, la prima volta vado solo. La prossima volta, se fai bravo, ti porto con un Antonio. Il bello è, e questo è un aneddoto, quando abbiamo fatto la manifestazione, amici, a Roma, in Piazza del Popolo, io e Stefano eravamo i responsabili della security e la gente si è messa a ridere soltanto per questo. E alla fin fine ci siamo divisi, io lanciavo i cori perché, come sapete, mi piace giocare un pochettino sul coro da stadio, e Stefano ha fatto la grande security. Benissimo, allora io direi di entrare però nel vivo di questo programmino che abbiamo ideato un po' tutti insieme, e quindi cominciamo a parlare di musica e di viaggi. Io mi sono fatto una lista di un po' di brani e vorrei che entrambi mi diciate cos'è che questi brani vi evocano. Possiamo dire tutto? Quasi. Ci accontentiamo, dai. Ci limita un pochettino, È dura, ma ce la faremo. Allora, il primo ve lo butto lì. Vi avverto prima, saranno in parte brani italiani, in parte brani stranieri. Insomma, non facciamo un torto a nessuno. Allora, Google Translate, per favore, un attimo. Non ci credo, non è possibile. Il primo è Sì, viaggiare, di Lucio Battisti. La conoscete, immagino. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure. Vabbè, io direi che Lucio Battisti è a casa mia, io sono a Rieti, quindi Lucio Battisti è originario qui di Poggio Bussone, quindi è proprio il nostro cantante di casa. Immagino. Possibile non conoscerlo. Allora, a me mi evoca fondamentalmente un bellissimo Friendry. In questo momento stavo ragionando e mi è balenata agli occhi la mitica 66 in questo momento. Non so perché, quando, ogni volta che sento questa melodia ritorno sulle strade americane. No, a me sul viaggio mi dà l'idea proprio della strada che si fa per andare in aeroporto, qualsiasi sia la.
qualsiasi sia la meta, grande Stefano, numero uno. Beh, sì, in effetti come immagine è veramente bella. È la musica che poi spegni e parcheggi e vai all'interno poi dell'aeroporto e fai il check-in. E la cosa più bella è veramente partire con questa valigia quando dici adesso mezza piena, mezza vuota, la riempiamo con i ricordi appena ritorniamo. Però siccome i ricordi non sono mai generici, voglio un viaggio preciso che questa canzone vi evoca. E tu, Antonio, prima? Allora, la mia cosa che adesso, l'immagine che mi è apparsa è stata quella dei miei figli, che dopo avergli fatto vedere tutti i parchi americani, uno dei due gemelli si è girato e mi ha detto: papà, quanto è rotto con questi sassi rossi. Questa è diciamo l'innocenza dei ragazzi, però dico l'indiano sulla Monument Valley, qualcosa. Io sono un po' anche monotono sulle strade americane perché sapete benissimo sono la mia passione, però l'indiano della Monument Valley, il fatto della cavalcata dentro questa valle, il rafting sul Colorado all'interno del Grand Canyon, questo per me è il concetto del si viaggiare, nel senso qualcosa che da giovane era... Eccola! Eccola Marta! Ciao! Ale! Andiamo giù con gli occhiali, la grande Marta! La potete trovare nella loro pagina, sono veramente spettacolari i massari. Vi ricordo sempre Beach Club numero uno come agenzia, veramente. Troppo buono, Titti. No, ti volevo aggiungere prima, visto che volevi un viaggio preciso, proprio una destinazione, un ricordo di un viaggio. Allora, a me è venuto in mente l'ultimo pezzo che ho fatto di trekking per arrivare a Machu Picchu in Perù, che era un sogno da ragazzino. L'ho fatto il viaggio di nozze nel 2008 e ecco, quell'ultimo tratto mi ha fatto proprio, adesso mi ha fatto ripensare, mi ha proprio riempito, dici sì, adesso ho fatto proprio quello che sognavo, ho raggiunto la destinazione principale. Per il viaggio di nozze avete fatto solo il Perù oppure cioè avete fatto solo Machu Picchu oppure un tour del Perù? No, io il viaggio di nozze ho fatto 29 notti, di cui 12 in un tour in Perù, quindi da Lima, poi passando per il Canyon del Colca, abbiamo visto i Gondor, abbiamo fatto la Valle Sacra, abbiamo fatto Cusco che è il principale sito archeologico sudamericano. Dopodiché ho fatto una sosta in Ecuador, a Guayaquil, per poi proseguire con una crociera di 4 giorni alle isole Galapagos. Che spettacolo! Quindi capite, con Stefano gireremo il mondo, ok? Anche se il pollo non esisteva ancora, diciamo che c'era lo Stefano viaggiatore prima, dopo è diventato pollo viaggiatore ed è giusto che Stefano sia un po' geloso e lo lasci un po' in secondo piano, perché ragazzi... È inutile dire, vi porteremo, glielo diciamo Stefano, che li porteremo con noi, i nostri amici della nostra web TV, li porteremo con noi a riscoprire questo mondo, perché c'è il Covid, ma ci sarà anche un post-Covid, e quindi noi vogliamo tornare a viaggiare. Assolutamente, siamo prontissimi. Scusami, finisco. Alla fine della crociera, 5 scali per fare l'ultima settimana a Bahamas. Io qui, però ne basta la pena. Purtroppo qui ci sarebbe ST beep. No, non è ST. No, Stefano può spiegartelo. No. Vai Stefano. Adesso ci vuole. Edulcoriamo. voi avete paura di me, ma Stefano è il numero uno su queste cose. Perché ecco, lui sa perfettamente che Marco la differenza ha spiegato esattamente perfettamente la differenza tra i coglioni e sti cazzi. Eccola, e questa è questo potrebbe essere il titolo della puntata. Ne coglioni e sti cazzi non sarebbe, ma no, comunque questa è la grande puntata, la grande spontaneità che abbiamo noi. Andiamo con l'altra. Secondo brano, Born to be Wild. E adesso io voglio, siccome prima hai sfruttato la Mother Road e la Route 66, io adesso voglio capire cosa fate. Se lo sapevo, se era meglio utilizzare la 66 adesso, prima la sono giocata subito. È andata così. Vai Stefano, inizia tu questa volta. Allora, io col Born to be Wild t'avrei risposto subito da Keaton Safari in Africa, subito. Però a novembre
però a novembre ho scoperto la Cambogia, che ad oggi è sicuramente il posto più wild che io ho visitato, con ecco, spettacolare, proprio, spettacolare, ecco, delle costruzioni architettoniche veramente imponenti, completamente nascoste nella giungla, e una serie di esperienze incredibili come mangiare tarantole piuttosto che coccodrilli o grappe di cobra. Invece chiappe di cobra bellissime, buonissime. Le chiappe di cobra mi mancano, capito? Grappe. Ho capito male. Però Stefano, conoscendoti, potevi tirar fuori di tutto, capito? Quindi bellissimo. Io pensavo al delta del Mekong. Al delta del Mekong, e Stefano applaude tra le altre cose. Sì, perché poi è stata la prosecuzione del mio viaggio, proprio lì. Mi è andata interpretata l'immagine, no, non è stato un suggerimento. No, gli assist così non vanno bene. No? Ragazzi, ma io ci siamo pagati, Stefano, non ha capito. Mi ha detto, aiutiamo. Ci sta pure mio fratello, perché sennò facciamo un torto pure a lui. No, non è possibile, dai, vieni. Massari Union, eccolo qua, Massari Union. Ciao a tutti, ciao. Grande. Abbiamo conosciuto quindi tutto Beach Club adesso. Ma dobbiamo andare avanti, perché ci faremo raccontare anche dalle prossime volte, anche da Marta, le vacanze giovanili un pochettino, come sì, si fanno. So, perché noi siamo a Radio 1. È partito dal megafono in Piazza del Popolo. Ce le facciamo raccontare da loro, noi, Stefano. Abbiamo una certa età, noi. Eravamo ragazzi. Altro brano, Cesare Cremonini, Buon Viaggio, ma tra parentesi, nel titolo di questa canzone c'è Share the Love. Quindi non parliamo di viaggi di nozze, parliamo di un viaggio che per voi è stato particolarmente romantico, oppure nel quale avete vissuto un'atmosfera particolarmente romantica. Via. Niente, l'ho ucciso così. No, mi è venuta in testa l'immagine del viaggio con mia moglie quando siamo andati a Toser, dei treni di Toser in questo momento, onestamente. Era lontano 2008, in questo momento c'era questo treno lento, capito, sulla canzone di Alice Battiato, ok? Mi è passato in testa questo, perché uno poteva dire il famoso viaggio di nozze, quello che ti pare, ma noi, il nostro viaggio di nozze è stato abbastanza più semplice, in quanto stava per nascere la CRI di Criluma, e quindi non potevamo, abbiamo dovuto annullare una settimana prima, si doveva andare allo Sporting Club, mi ricordo a suo tempo, al famoso Coco Palma, al Palm Beach, chiedo scusa, al Palm Beach, bravo. E invece una settimana prima si è dovuto optare bene, l'hotel Adler Ortisei, quindi diciamo che ci siamo trattati abbastanza bene, siamo entrati in questa stanza che prima era una stanzetta, noi dormivamo a casa di mia moglie, quindi diciamo su un divano letto, una piazza e mezzo, ci ha detto va, ci avremo una stanza piccola, appena siamo entrati lì dentro ci voleva il GPS per andare in bagno, quindi diciamo che ci siamo trovati abbastanza bene. Però ecco, se tu mi ricordi di questo, ho queste immagini di questo treno lento, capito, che scorreva veramente in queste valli, particolarissima, perché di quel viaggio non ho grandi ricordi, ho il ricordo di questo, ricordo delle pochi ricordi, cioè delle palme, dei palmetti, di queste cose, ma Toser mi è rimasta nel cuore. Vai Stefano. Io sicuramente una vacanza alle Maldive fatta prima del matrimonio, sempre con la mia attuale moglie. Sì. Era il nostro primo viaggio. Lungo raggio, insomma, era la prima volta che ci spostavamo di parecchio, eravamo anche abbastanza giovani, 28 anni, e quello è stato particolarmente romantico, perché abbiamo fatto la cena a piedi scalzi, mangiando aragosta direttamente sulla sabbia, mezza acqua, e insomma quelle cosettine che, ecco, chi ci ascolta sicuramente
gli piace di ascoltare. Queste sono tipicamente maldiviane, queste bellissime cose che si possono fare. Io, per quanto riguarda le Maldive, ho un presentimento. In particolar modo le Maldive, in quel posto lì, si decide di sposarsi. Beh, è una sensazione solo mia. Una rossa prova di forza. Non c'è distanza sociale in questo modo. Cioè, no, possiamo parlare di distanziamenti. Ma il mondo è quello che è, il ristorante è quello che è, quindi te stai forza. Stai lì e basta. Ultimo brano, e anche qui sono curiosissimo di capire Antonio cosa dirà. Stefano, l'ho sbirciato il brano. Io lo posso anche suggerire, io l'ho sbirciato. Te lo faccio dire a te. È un brano del 1974, Stefano, quindi già comincia. Ah, no, no, neanche Antonio. No, io c'ero purtroppo, andate a cagare a tutte e due. Allora, io chiedo però alla regia la prossima volta una cartellina, perché sennò Antonio sbircia. No, questo è, ho sbirciato. Allora, Country Road, dai, bellissimo, questo è... È, diciamo, un must. Io cosa mi evoca questo? L'immagine più bella è il Bryce Canyon. Il Bryce Canyon è o lo Zion Park, capito? Sono diciamo più che altro il Bryce Canyon, questa maestosità, ok? Uno parla del Grand Canyon, ok, lo conosciamo tutti, è bellissimo, stupendo, ti lascia senza fiato, soprattutto vederlo alla mattina all'alba o la sera al tramonto è qualcosa di veramente incantevole. Ma anche il Bryce Canyon c'ha il suo che, soprattutto quando passi all'interno dell'anfiteatro, ok? Passare con i cavalli dentro questo anfiteatro naturale è qualcosa di emozionante. Invece Stefano, a te John Denver, Take Me Home Country, no, Take Me Road Country Road. Allora, io non voglio essere ripetitivo, però quello che ha detto Antonio calza perfettamente, perché poi è il country, è il west degli Stati Uniti, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, California. È qualcosa di particolare, cioè vivere quella parte di America è, cioè, almeno bisogna farlo almeno una volta nella vita, perché è qualcosa di veramente emozionante. Si può vedere veramente, si può vivere un pochettino all'interno di queste situazioni. Ecco, io potrei levarmi a spingere fino alla cittadina di Moab, dove ci sono due punti da vedere che sono stratosferici. Uno è Arches, ma soprattutto Canyonland. Gli scorci che si vedono a Land of the Sky, in questi punti dei parchi, sono veramente incantevoli. Io mi sono seduto veramente sul vuoto in quel momento, guardavo l'infinito davanti. Questi sono posti che soltanto Moab con Canyonland ti possono lasciare. E lì c'è stato un episodio un po' particolare. L'ultimo viaggio ho fatto con la mia famiglia, ero nei parchi, a un certo momento ci ha fermato anche la polizia, non me l'ho reso conto che stavo andando a 40 miglia orarie quando dentro i parchi di 25, un attimino, diciamo che c'è stato un po' di... Stavi facendo sta schedaccia? No, una cosa molto semplice, non so dove cavolo erano, fa capire però il controllo che c'è in America, perché è sbucato dal nulla e abbiamo visto questo. Ultima domandina, in questo caso scomoda, perché Antonio lo sa, a me dopo un po' le domande, quelle troppo diciamo semplici, non piacciono, quindi voglio mettervi in difficoltà. Questa canzone qui, Take Me Home Country Roads, proprio tradotto letteralmente come titolo sarebbe strade di campagna, portatemi nei luoghi a cui appartengo, no? Quindi un viaggio nel quale c'è stato magari anche solamente un frangente sfortunato nel quale non vedevate veramente l'ora di tornare in albergo o a casa. Io è semplice e facile, a settembre di quest'anno sono stato in Cina, non ho visto la Cina tradizionale turistica, ho visto la Cina rurale, onestamente non ne potevo più, volevo ritornare a casa.
ero lì per lavoro con la Bank of China per parlare di turismo. Siamo andati nei luoghi dove è nato, in poche parole, il Tai Chi e tutto il resto, ma vi dico sinceramente, tanta delusione di questi palazzoni così sul nulla, che nascevano questi grattacieli da 40-50 piani, 5-6 grattacieli, e dici lì abitano 20.000 abitanti in mezzo al nulla. Quello un pochettino cozzava con la realtà che uno si fa della Cina, della muraglia cinese, della tradizionalità, di tutto il resto. Ho visto una parte di Cina che non mi è piaciuta e non vedevo l'ora di tornare a casa. Beh, anche perché insomma la Cina, anche se la Cina è stupenda, meravigliosa, eccezionale, però se ci vai per lavoro, no, è stata una cosa un po' colpito, ecco, ripeto, era uscire fuori dagli schemi tradizionali. Sono affezionato alla Cina, cioè al mondo orientale in generale, però tipo per la Cina lì mi ha un pochettino, forse anche perché nel volo di ritorno abbiamo fatto un volo abbastanza lungo con il mio socio, ho messo 24 ore prima di tornare in Italia. Siamo passati per l'isola di Hainan, quindi che ci siamo avventurati un pochettino in un viaggio della speranza, come si dice, però vabbè, ci sta. Eravamo veramente in un posto sperduto, per ritornare indietro abbiamo dovuto fare un po' di ping pong, quindi un po' lungo come concetto. Stefano, a parte acquazzoni tropicali? No, io direi, a parte che quelli fanno parte proprio del gioco, quindi in assoluto sono proprio, me li aspetto. Io guarda, a oggi grosse delusioni non ne ho avute, forse è l'unico posto che non me ne vogliano poi, insomma, gli amanti, dove non ho trovato quello che cercavo, è stato l'arcipelago di Capo Verde, dove ho trovato veramente poco di fruibile e proponibile per i clienti, tant'è che ecco, sono stato una settimana, ma dopo qualche giorno diciamo si era proprio perso l'interesse, non c'era interesse. Una volta che hai visto dune bianche, una salina e due belle spiagge, ecco, è una destinazione. Tornando al discorso di prima, dune bianche, una salita, due belle spiagge, in questo caso non dici, ma dirai sti dirai ok, belle le spiagge, belle le dune, vedi. E con Stefano abbiamo anche quindi ripercorso questa parte di Stefano, lazialità che c'hai nel cuore. Tocchiamo questa, punta. Questa la tagliamo. No, anche perché è il numero uno, Stefano Massari, presidente del Roma Club di Rieti, quindi questa parte che da questo argomento qui in poi l'ascolto delle donne poi crolla, visto che sono le donne che decidono le spese dei viaggi, torniamo su, parliamo di shopping, parliamo di spazi. Benissimo, allora. Beh, la cosa più bella è quando dici, quando capisci che un viaggio di nozze è venduto? E quando la donna dice sì, è normale, cioè non è che guardi l'uomo, guardi quando la donna è rilassata, tu sai, no, cosa dici di caro? Mi piaceva il crociera, beh, in America, in quel punto è inutile parlare di crociera, ma dritto sull'America, è normale. Stefano, io direi chiudiamo il primo appuntamento, però gli diamo, dai, Stefano, bisogna rivedersi perché un pozzo di scienza sui nostri viaggi, dobbiamo raccontarli tutti, anche, capito, una volta coinvolgeremo anche un'altra metà, diciamo, di questa avventura, e riguarda, e si parla di un certo Danilo Costantini, che ce lo mettiamo, lui non lo sa, però Stefano lo chiamiamo, lo mettiamo a giro, assolutamente sì. A quel punto ci sarà Daniele in regia con la cosa sul beep, veramente, perché altro che 3.000 visualizzazioni, no? In quel caso dobbiamo sfondare, io sfondavo proprio, la grande. Bene, allora perfetto,
Quindi ringraziamo ragazzi Beach Club Rieti con Stefano Massari, veramente agenzia serissima, ok? Grande personaggio, pollo viaggiatore, ma è un must di questo nostro cammino. Stefano poi anche è responsabile laziale e dell'Abruzzo, del nuovo movimento che è nato, che è il Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio, quindi una persona molto seria. Abbiamo giocato e scherzato con noi quest'oggi, però mi raccomando, amici di Rieti, Stefano Massari è il numero uno, quindi non potete abbandonarci in questo momento. È vero Stefano? Antò, sei troppo buono. Io ti ringrazio sempre per le belle parole, spero di meritarle sempre. Stefano è veramente un grande su questa cosa, ti fa vivere il viaggio con compassione e con veramente quello che c'è, la frivolezza del viaggio stesso. Il viaggio è un divertimento e il divertimento comincia in agenzia. Stefano vi accoglie dentro il proprio ufficio e se avete pure anche fuori dall'ufficio, come si dice, vero Stefano? Davanti all'ufficio! Ci ha messo la panchina fuori. E adesso lo vedete in sovraimpressione questo, ovviamente. Numero uno, Stefano. Ok, ragazzi, amici della Cruma, a presto la settimana prossima con Stefano Massari, Edoardo Raggetta e Antonio della Cruma. A presto, ragazzi. Grazie, ciao.